Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. L'ultima volta abbiamo visto un po' come muoversi all'interno degli spazi cartesiani, la differenza che c'è tra un movimento rapido e un movimento di lavoro, quindi il famoso G00. Oggi tradurremo tutto questo con degli esempi pratici. Esempi pratici come questo. Prima però dobbiamo fare una piccola introduzione. Noi abbiamo visto che G00 muove la macchina in rapido. Abbiamo visto che G01 la muove in G00 rapido, G01 lavoro. G01 è però un'interpolazione lineare, ossia se io imposto G01, la macchina farà movimenti di questo tipo, delle linee rette. Quindi facciamo un piccolo esempio partendo da questo disegno, ignorando però completamente i raggi. Dimentichiamoci di dover lavorare un pezzo meccanico, ma pensiamo solo di dover percorrere il nostro pezzo da qua, origine, fino a qua. Siamo un punto nello spazio e nello spazio dobbiamo muoverci. Ripeto, qua, qua e qua abbiamo degli spigoli vivi, nessun raggio. Quindi questo è il nostro sistema di assi cartesiani. X, Z, come vedete l'origine è qua e il mio pezzo si svolge qua. Quindi la prima quota che dobbiamo raggiungere è X0, Z0. Dopodiché dobbiamo portarci qua. Questo smusso è 2 per 45 gradi, quindi questo è un triangolo formato da due lati da 2 mm. Per cui verrebbe spontaneo dire: bene, io adesso salgo a x16 18 meno 2. In realtà io salgo a x14. Questo perché, come avevo spiegato, i movimenti in X sono diametrali, quindi dal momento in cui noi abbiamo, esageriamo, uno smusso, mamma mia, sto disegnato male, un pezzo fatto così. Questo diametro è 18, questa distanza tra qua a qua è 2, ma anche tra qua e qua è 2, e 2 anche tra qua e qua, perché lo smusso è 2 per 45, quindi 18 meno 2 uguale a 14. Diametro. Ok? Essendo un diametro, noi andiamo a x14. Secondo punto dello smusso, allora sì che andiamo a x18 e a z-2. Poi ci spostiamo a z-12. Vedete il nostro punto nello spazio? Cancelliamo x0, z0, x14, x 18, z-2, z-12. X30. Da 18 salgo, non mettendo nessuna coordinata in z, sale in maniera verticale. Ora due coordinate, quindi x38, z-25. Invertire le due quote produce il medesimo effetto, quindi mettendo due coordinate la macchina si sposta in maniera obliqua.
Ora una sola coordinata per andare a z, meno 33. Una sola coordinata per salire a x54. Un'altra sola coordinata per finire il pezzo a z, meno 40. Quindi abbiamo capito che G1 ci permette di spostarci nel nostro piano di lavoro in maniera lineare. Ovviamente i nostri pezzi sono fatti di sezioni di linee rette e sezioni di circonferenze, archi o raccordi che siano. Quindi dobbiamo cominciare a pensare a un'interpolazione che sia circolare. Ecco che G1 si trasforma in G02 o G03. G02, come in questo caso, interpolazione circolare con movimento orario. G03, interpolazione circolare con movimento anti-orario. Se io ho un movimento di interpolazione lineare compresa tra due rette, dovrò sempre scrivere G02 seguita da G01, altrimenti la macchina richiederà una nuova interpolazione circolare. Ricordatelo, non è autoescludente. Quindi G02 e G03 devono essere seguiti da un relativo G01, G02 o G03, a seconda se seguo. Se proseguo a fare una circonferenza o se comincio a fare un altro movimento lineare. Come si determina un arco? Perché fondamentalmente il tornio non farà mai una circonferenza, ma farà un arco, ok? Massimo così, ma già farlo così, trovatemi voi l'utensile per farlo. Quindi il tornio massimo farà un arco. Per determinare un arco io ho bisogno di almeno tre cose. Cosa sono queste cose? Sono il punto d'inizio, il punto di fine e o il centro o il raggio. Metterne quattro già sarebbe un problema. Quindi ultimamente siamo abbastanza fortunati perché i programmatori di macchine utensile hanno capito che quando do un punto di inizio e do un punto di fine, mi basta dare un raggio e ci sarà solo una ed una sola circonferenza, arco in questo caso, passante per questi due punti. Tempo fa, invece, era richiesto il punto di centro. Quindi ve lo disegno in maniera più se questo era il mio punto di partenza con una x e una z che lo determinavano e questo era il mio punto finale con una x e una z che lo determinavano, io avevo anche una k e una i. K era la distanza dal punto iniziale della circonferenza al centro della circonferenza. I era la distanza in x sempre tra il punto di partenza della circonferenza e il punto di centro. Alcune macchine, alcuni produttori questa la davano radiale, altri la davano diametrale, poi alcuni invece di dare la I alla K riferiti al primo punto di partenza, la davano fino riferiti alla nostra origine, quindi tutte le I e le K erano distanze relative a questo punto. Un casino alla Madonna. Fortunatamente hanno capito che bastava dare la R e la I e la K non servivano più. Questo non significa che voi non vi dovrete confrontare con la I e con la K.
perché nelle officine di oggi si trovano ancora torri che hanno 20, 25, 30, 40 anni. Io lavoro presso un cliente che ha un MAO, un GR400, un MAO Graziano GR400 con un Philips 432 dell'89. Fortunatamente era un controllo molto avanzato e già usava la R. Però sappiate cosa sono la IRA K, magari faremo qualche esempio. Tenete conto che Fadu le riconosce ancora benissimo, cioè voi potete programmare con R o con IEK le circonferenze, gli archi di circonferenza. Quindi disegniamolo così. Per cui troppo vicino, origine del mio pezzo. Abbiamo detto che come né più né meno come prima partiamo da x0, z0 e fin qua, fino a x14, x18, z meno 2, siamo uguali. Non posso più andare a z meno 12, ma devo andare a z meno 10. Non avendo specificato la x, la macchina terrà ancora presente di essere a x18. A questo punto io devo inserire g02, g03. Guardate le freccette. Come lo percorro? In senso orario. Quindi qua dovrò scrivere per forza G02, quindi se nei nostri esempi posso ignorare il G01, qua non lo posso ignorare. Non è che lo posso ignorare, lo stavamo ignorando per fare gli esempi, però per essere corretti al primo blocco dovrò mettere G01, poi finché non specifico nulla, lui terrà in memoria il fatto che mi sto muovendo in G01. Ora, G02, Z-12, X non 18, ma tenete conto che è un diametro 22 R2, questo è il punto finale incluso di raggio del pezzo. Ora io devo andare a x30, se non metto G1 la macchina pretenderà nuovamente un raggio, ok? Quindi devo escludere il mio G02 e inserire il G1. A questo punto il G1 resta inserito, x38 z meno 25. Poi da qua vado a x 30, pardon, a z meno 33, no, 31. Il raggio si percorre sempre in senso antiorario, quindi G02, X38 più 4, 42 e Z meno 33, R2. Ci siamo? Perfetto. Ora devo andare a x54 meno 2 volte il raggio, quindi x50, attenzione, g01, x50, e poi mi sposto, mi traslo per non spostare il disegno, sarò qua, dovrò percorrere questo raggetto anti-orario. Scusate, vedete che ho fatto un piccolo errore, non ho fatto caso che qua il raggio era da 3, quindi 54 non diventa 50, ma 48. Poi abbiamo il nostro G03, percorrenza del raggio in senso antiorario, Z, quindi due piccoli errori. Anche il 33, anche il 31, 33 meno 3, 30. Visto? È un attimo sbagliare, è un attimo sbagliare. Basta riuscire a vederlo. Il simulatore lo avrebbe, in questo caso non lo avrebbe evidenziato, lo avrebbe evidenziato la rilevazione della quota sul pezzo, quindi troppo tardi. G03, Z meno 36, X 54, R2,
3 e a questo punto G01 per escludere G03 Z meno 40. Quindi X0, X14, X18 Z meno 2, Z meno 10, G02 Z meno 12, X22 R2, X30, X38 Z meno 25, Z meno 30, G02 X42 R2, G01 X48, G03 Z meno 36, X54 R3, G01 Z meno 40. Questi sono tutti i nostri punti. Non è poi così difficile. Si tratta solo di ricordarsi di usare il G01, il G02, il G01, il G02, il G01. Ovviamente, quando poi noi andremo a lavorare, dovremo far coincidere tutto questo con le funzioni preparatorie e la F tipo 0.2, due decimi al giro, cioè dovremo andare a dire alla macchina con che F percorre il nostro percorso. F che può essere variata di blocco in blocco, cioè io ogni blocco posso inserire una F diversa. Per esempio, quando faccio i raggi normalmente tendo a rallentarla. Quando faccio gli smussi, se uno smusso 1x45 sto lavorando con un inserto raggio 1,6, non potrò andare a 4 decimi al giro perché mi verrà una schifezza. Dovrò rallentare un attimino. E questo è palese. Bene, questo esempio lo abbiamo affrontato. Ora, abbiamo un'altra cosa da distinguere, il raccordo, e questi fondamentalmente sono il raccordo dalla circonferenza secante. Andiamo a vedere questa figura. Quando noi abbiamo un raccordo, prevediamo, se questo è il nostro raccordo, che nei punti di contatto ci siano 90 gradi rispetto al raggio. Quando noi abbiamo una circonferenza che però non è un raccordo, questi due angoli, o anche solo uno, possono essere diversi. Esempio. Altro esempio. Questo è una circonferenza non tangente alle linee di ingresso e di uscita. Questa è una circonferenza tangente alle linee di ingresso e di uscita. Noi ora, indipendentemente da questo, col G02 e G03 abbiamo imparato a fare circonferenze che possono essere tanto tangenti quanto secanti. Con la programmazione diretta i raggi si possono fare in maniera molto più semplice. Lo vedremo in prossimo tutorial. Adesso facciamo la programmazione di questo pezzo, sempre preoccupandoci solo di G1, G2 o G3. Questo è il nostro pezzo. Zero pezzo. Allora, partiamo sempre da X0, Z0, G1 e andiamo a X53. Poi abbiamo un raggio da percorrere in senso antiorario. G03, Z meno 6, X80. E qua ci mettiamo la nostra R16. Poi inseriamo due coordinate che ci portano a Z-45, X102. Non basta. Escludiamo il G03 andando a inserire il G01. Se trovate scritto G3 o G1, non vi preoccupate, lo 0 può essere tranquillamente omesso. Ecco che qua, opla, senso orario, abbiamo un G03.
0,2 che finirà a x122 z meno 55 x 122 z meno 55 r 11 g1 e 2 coordinate x154 z meno 66. Leggiamo il nostro programma, x0, z0, ho scritto solo 3 qua, ma è x53. Leggiamo il nostro programma, x0, z0, x53, quindi movimento circolare a z-6, x80, g1, x45, x102, z-45, g2, x122, z-55, r11, x154, z-60. Vedete che non è assolutamente difficile. Quindi, ricapitoliamo. G00 uguale, rapido, alcune macchine eseguiranno i movimenti rapidi da un punto A a un punto B con la traiettoria più breve, altre faranno il movimento portando gli assi alla massima velocità e a seconda se la distanza è maggiore in un senso o in un altro, potranno fare delle traiettorie di questo tipo. G01, lento o lavoro, lineare. G02, interpolazione circolare, oraria. G03, interpolazione circolare anti-oraria, quindi freccina e freccina. Disegno come un cane, ma rende bene l'idea. Allora, con queste 4, diciamo, codici, noi possiamo fare tutti i movimenti che vogliamo ad esclusione della filettatura, ma noi possiamo già prendere un pezzo fatto così ed eseguire un'intestatura, perché ci serve solo il G1, eseguire una sgrossatura, perché ci serve solo il G1, ed eseguire una finitura usando il G1 e in questo caso il G2. Ovviamente questo comporta un processo abbastanza laborioso perché dobbiamo calcolarci tutti i punti di fine, dobbiamo calcolarci il punto di inizio qua e qua, dobbiamo calcolarci il punto qua a seconda se ci hanno quotato i gradi o il punto iniziale e finale, perché normalmente i disegnatori non quotano tenendo conto di chi deve realizzare il pezzo, ma tenendo conto di alcuni standard di disegno tecnico. Fortunatamente le nostre macchine hanno anche la programmazione diretta, quindi possiamo andare a programmare angoli, raccordi e smussi in maniera molto semplice. E abbiamo anche delle macro che una volta dato il profilo, tutto sto lavoro qua ce lo fanno loro. Quindi adesso io direi di disegnargli qualche profilo e cominciare a fare un po' di allenamento a casa su un foglio bianco, che è la cosa migliore da fare, un foglio a quadretti, un foglio di carta millimetrata, qualsiasi cosa, quote a random, potete fare veramente quello che volete, anche cose stupide, anche un omino,
tutto quello che volete per muovervi nel piano, senza dare un significato a ciò che fate, ma cercando di dare un senso ai movimenti che andate a inserire. Prossime lezioni, programmazione di rete, poi cominceremo a prendere i primi contatti col simulatore. Vi ringrazio per essere stati con me, spero anche stavolta di essere stato chiaro, ho visto che vengo un po' scuro nei video perché la luce della camera alle mie spalle non davanti, vi chiedo scusa per la qualità video, ma fondamentalmente ciò che conta non è la mia bella faccia, che bella non è, ma ciò che abbiamo scritto sulla lavagna. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Se i video vi piacciono, condivideteli sui vostri social, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e fate tutte quelle cosine che gli YouTube seri dicono che bisogna fare alla fine di un video. Grazie mille, alla prossima!